Appartengo alla comunità Papa Giovanni XXIII, quella fondata da Don Oreste Benzi, chiamata in Italia da oltre 50 anni e nei 45 paesi dove ci troviamo nel mondo per condividere la nostra vita accanto a quella degli ultimi e anche per rimuovere quelle ingiustizie purtroppo che sono così presenti nella nostra società, schiacciando innanzitutto sempre i più deboli. E allora la comunità è anche accanto alle vittime della tratta, le donne crocifisse, così ho voluto intitolare questo libro che parla proprio di loro, dove la Giovanni XXIII è impegnata da diversi decenni liberando le schiave dalle strade, dai luoghi dove vengono sfruttate per ricominciare una nuova vita. Ma da soli non possiamo fare nulla, sono le istituzioni, sono tutti coloro che possono fare qualcosa unendoci e anche l'Europa unendosi attraverso tutto ciò che può servire per combattere questa piaga drammatica. Ragazzine, il 37% minorenni. E allora noi diciamo no alla schiavitù, no allo sfruttamento della prostituzione e diciamo sì a quel modello nordico che è colpire la domanda perché possa essere disincentivato questo infame mercato che non si può più vedere nel 2020. La tratta degli esseri umani risulta oggi essere uno dei business più redditizi per i sodalizi criminali di tutto il mondo. Pensate che dopo la droga e dopo le armi c'è proprio il business della tratta degli esseri umani. E soprattutto a farne le spese sono per il 96% donne, donne che vengono utilizzate proprio ai fini del sfruttamento della prostituzione e quindi diventano dei veri e propri asset per le mafie di tutto il mondo. In particolare il governo italiano sta mettendo un focus su quello che è il fenomeno legato alla mafia nigeriana, che prende delle ragazze con dei metodi legati anche a riti voodoo che le legano per sempre a questi sodalizi e per tutta la loro vita queste donne sono costrette quasi alla schiavitù e soprattutto alla perdita totale di dignità. Quindi per loro è complicato riconoscere sia questa situazione e sia venirne fuori. Ed è per questo che noi dobbiamo lavorare a 360 gradi con i governi di tutto il mondo per informare di questo fenomeno. Non dobbiamo sottovalutarlo, dobbiamo parlarne e io ringrazio Isabella Di Nolfi di aver organizzato questo incontro che mette al centro proprio la tematica della tratta degli schiavi. L'Unione Europea sta attraversando un momento di crisi profonda, c'è una crisi economica, c'è una crisi politica, ci sono tante spinte della destra estrema, però noi non dobbiamo farci distrarre dal fatto che dobbiamo portare avanti il concetto che i diritti fondamentali delle persone devono essere un principio inviolabile nell'Unione Europea. Questo principio per alcuni ancora non esiste, ma noi siamo qui oggi proprio per accendere un riflettore, un dibattito e portare avanti questi valori insieme alla nuova Commissione europea. Il fenomeno è molto complesso, così come è complessa la sua risoluzione, però l'Italia è all'avanguardia nella lotta contro la criminalità organizzata, perché molte donne si trovano schiave e vittime di questa tragedia, perché di una tragedia si tratta, perché sono schiavizzate dalla criminalità organizzata che trae profitto dal mercato degli esseri umani, così come dal mercato della droga e delle armi. Stiamo parlando di donne che vengono molte volte da paesi extraeuropei, ma altre volte hanno passaporto europeo. Noi non possiamo permettere che esista ancora schiavitù all'interno dell'Unione Europea e sono molto onorata di parlarne oggi e di accendere questo dibattito insieme al sottosegretario Carlo Sibiria e a Donardo Bonaiuto, una delle personalità che più si è battuta per portare alla conoscenza dell'opinione pubblica di questa enorme tragedia. Che ho organizzato nei passati anni. Perché? Perché parliamo del mio il risultato che voglio ottenere. È fondamentale parlare dei problemi, è fondamentale parlare di quello che si tratta delle persone estremamente complesso. Si tratta di criminalità. Papà, te l'ho detto, papà, non dare le ragazze sulla strada come me, non mi so. Ciò sarebbe avvenuto nel 2000, non è avvenuto. Lo so sperando. Fondata da Don Oreste Benzi. A suo livello noi sappiamo che
traffico di esseri umani e la vendita di questi due uomini che ci amo senza forza di rivelarli, con le violenze che mi hanno accompagnato per 3 lunghi anni. Dovevo solo obbedire ai loro comandi, non parlare mai con gli uomini che venivano a scomparmi, lasciarmi provare e non rivelarmi mai. Mi hanno trattato come un oggetto per le loro perversioni quando mi hanno portato in Italia, promettendo un esempio. Credo a livello internazionale ormai è riconosciuto da tutte le istituzioni che hanno beneficiato alle volte.